Sono onoratissima di tenere questa conferenza stampa con la città di Como, che qua è molto ben rappresentata, per dare il via al concorso nazionale, alla finale del concorso nazionale Giovani Talenti Femminili della Musica, Alda Rossi da Rios, che il Suor Optimist organizza ormai da 26 anni. Siamo alla 13ª edizione perché si tratta di un concorso biennale che occupa 2 anni per fare la selezione dei migliori talenti a livello nazionale. I direttori dei conservatori vengono da noi richiesti e loro lo fanno con molto entusiasmo, soprattutto quando conoscono un po' meglio il nostro concorso. Chiediamo loro di segnalarci la migliore in assoluto che hanno nell'ambito del loro conservatorio. Può essere specializzata in qualunque strumento, anche nel canto. E la migliore l'abbiamo visto alla lunga paga. Noi abbiamo visto che tra le premiate di questo premio c'è Beatrice Rana, pianista che è conosciuta oggi in tutto il mondo. Quindi è veramente un concorso che finora ha saputo intercettare dei talenti ottimi. Anche il primo violino della Scala, non so se in questo momento o qualche anno fa, era una vincitrice di una delle edizioni passate del concorso. Quindi stiamo parlando di questo, stiamo facendo a Como la finale della 13ª edizione, quindi un momento importante, devo ringraziare moltissimo il club di Como, portare i saluti della presidente del club e ringraziare lei e tutte le socie perché si sono impegnate moltissimo nell'organizzazione di questa finale. Oltre alla selezione laboriosa, anche l'organizzazione della finale, lo sappiamo benissimo. E quindi molto bene, grazie al Club di Como, a tutte le socie che vedo qui ben rappresentate. Ringrazio il Conservatorio di Como che ci ospita in questa bella sede. Buongiorno a tutte, mi piace tantissimo essere qui e guardo tutte le Soul Optimiste che conosco da moltissimi anni, lo sapete perché? Perché ho Soul Optimist nel cuore da almeno 20 anni. Conosco molte di voi, ho avuto il piacere anche di conoscere la vostra presidente e so cosa fa il Soul Optimist. Il suo statuto dice cerchiamo di sostenere il potenziale delle giovani donne e di realizzare le loro aspirazioni. Io credo che non ci sia niente di più nobile che si possa fare. Aiutare le persone a realizzarsi, a seguire la propria vocazione, seguire la propria passione. E oggi la mia gioia è gigantesca perché si tratta di un concorso che valorizza giovani musiciste. Io ho il privilegio grande di conoscere questo conservatorio da molti anni, ho avuto diversi incarichi qui e ogni mattina quando entro qui e sento suonare e sento cantare, penso che faccio il lavoro. Poi non mi pagano, ma per me è un lavoro più bello del mondo. Cioè, essere qui e mettere quel poco che so fare a disposizione di questi ragazzi, di queste ragazze che qui dentro crescono. E io sono convinta che, lo dico sempre, che studiare la musica, dedicarsi alle arti, studiare le arti, studiare la musica, studiare canto, eleva lo spirito delle persone. Credo che ognuno dei ragazzi che è qui è speciale a modo suo. Anche noi organizziamo concorsi, organizziamo masterclass. Questo è un concorso, come diceva la vostra presidente, molto autorevole. Consente di individuare precocemente le eccellenze italiane e magari, perché no, proprio voi siete stati importanti per dare loro una spinta alla realizzazione. Io lascerò al direttore il piacere di raccontarvi come si svolge il concorso, chi c'è in giuria, una giuria qualificatissima. Non so cosa farà lei. Magari invece raccontare a lui di questo straordinario nostro conservatorio che ha una storia ormai più che venticinquennale.
diceva qualcuno, ma io sono entrato l'ultima volta, qui era buio, no, la biblioteca non me la ricordo, questo è un conservatorio che continuamente cresce e si rinnova. Poche settimane fa ho fatto il piacere di firmare l'atto di concessione che il comune ha fatto al nostro conservatorio del piano terreno dell'edificio di Viale Cavallotti dove era ospitata l'Università dell'Insubria fino a 2 anni fa, perché qui dentro non ci stiamo più. Abbiamo 52 studenti, 75 docenti, le lezioni, gli esami si accavallano in questi spazi e non ci stiamo più. E quindi io sono contenta di rappresentare, di essere l'ambasciatrice di questo conservatorio e sono contenta che l'abbiate scelto per ospitare questo vostro concorso. Sarà l'occasione per qualche solo ottimista che magari qui non era ancora entrata di conoscere il nostro conservatorio e spero anche per la città che possa partecipare ad ascoltare questi giovani donne che hanno sicuramente merito perché sono già state selezionate le migliori tra le migliori, hanno capacità e hanno talento e quello che voi fate è valorizzarle. Chiudo come ho iniziato, credo che non ci sia niente di più bello che si possa fare nella vita che sostenere le persone e valorizzarle. Buongiorno a tutte, sì, sono l'assessora alle politiche giovanili e alle pari opportunità del Comune di Como, quindi sono qui innanzitutto in rappresentanza dell'amministrazione per portarvi saluti da parte del sindaco e da parte dell'assessore Colombo, assessore alla cultura, che al momento per adesso non riescono ad essere qui con noi, speriamo nell'arrivo del sindaco al più presto possibile. Il Comune di Como ha deciso di patrocinare questa iniziativa con l'istituto del patrocinio gratuito, perché condividiamo l'obiettivo finale di questo concorso, ossia quello di selezionare i talenti femminili che in questo caso riguardano il campo della musica. Di conseguenza abbiamo 16 finaliste, tra le quali poi nella giornata di domani e di domenica ne verranno selezionate 3, che grazie al ruolo anche che il Sor Optimist svolge in questa iniziativa, in questo evento, hanno la possibilità di far vedere e valorizzare il proprio talento. Io quando ho modo di parlare con i ragazzi mi trovo sempre a mio agio nella doppia veste che ricopro, in qualità di assessore e in qualità di ragazza molto giovane. Spesso viene detto ai ragazzi che questi sono gli anni migliori della loro vita. In realtà io non credo proprio che sia così, io credo che sia difficile trovare la propria strada, credo che a 20 anni qualsiasi cosa rappresenti una minaccia per il giovane, che può essere l'amore, la perdita della famiglia, l'ingresso nel mondo dei grandi. E poter partecipare a progetti di questo tipo in cui si ha la possibilità di capire qual è la propria strada, credo che sia il valore aggiunto che io ho percepito all'interno di questa iniziativa. Quindi dare alle ragazze la possibilità di sentirsi parte di qualcosa, di sentirsi capaci di fare qualcosa e di sentirsi anche riconosciute. Quindi il fatto che poi sia rivolto alle donne, io in qualità di donne lo personalizzo molto questa iniziativa, la faccio mia, e spero che abbia la maggiore visibilità e la maggiore partecipazione possibile. Ho letto che alle audizioni delle ragazze sarà possibile partecipare, sarà possibile ascoltarle e mi auguro che nella giornata di domani e nella giornata di domenica vi sia la più grande partecipazione possibile. Ovviamente tutto ciò è realizzato in collaborazione con il Conservatorio Giuseppe Verdi di Como. E un altro valore aggiunto che mi sento di considerare è sicuramente poi il percorso che viene offerto alle ragazze di una visita guidata alla nostra città. Siamo molto felici di poterlo ospitare proprio sulla città di Como, in cui ci sarà poi un altro progetto nel mese di novembre molto importante, sempre realizzato da Sor Optimist, quindi sono lieta in qualità di assessore alle pari opportunità di avere rapporti con una realtà di questo tipo che offre dei progetti veramente veramente importanti e di grande spessore. Tour guidato per poter osservare gli aspetti migliori della nostra città, a partire dal lago, che sicuramente è l'aspetto maggiormente attrattivo, fino al Museo della Seta, per poi concludersi con una cena conviviale. Quindi in rappresentanza dell'amministrazione mi sento di dire che non potremmo essere più fieri di così, di poter ospitare un'iniziativa che accoglie proprio e ha lo sguardo rivolto alle ragazze. Quindi spesso progetti riguardano ambiti fragili, ambiti che necessitano sicuramente di interventi, lasciando da parte magari la realizzazione e quella fascia scoperta
che comprende i giovani. Quindi quando ho modo di presenziare, di collaborare e di sostenere iniziative che ricoprono i giovani studenti e in particolar modo le giovani studentesse, non potrei essere più felice di così. Quindi un ringraziamento va al Conservatorio e va a tutto il club di Soroptimist con tutte le sue socie.